partire dal 2 settembre 2014 si sono svolti presso la Standiana a Ravenna i noni campionati del mondo per club di Dragon Boat, una specialità ancora poco conosciuta in Italia che però, visto l'alta spettacolarità, è senz'altro destinata ad affermarsi. Il cronometraggio è stato affidato all'Associazione di Ravenna della Federazione Italiana Cronometristi, che ha portato sul campo un elevato numero di addetti. Ogni giorno oltre 12 cronometristi si sono duramente impegnati per registrare tutti i risultati utilizzando come sistema principale il Finish Links e come backup anche un orologio della serie Master. Per assicurare tempi col massimo della precisione possibile per le partenze sono stati utilizzati due addetti ai 200 e 500 metri che tramite trasduttori inviavano in automatico i segnali delle partenze date dai giudici. Per quanto riguarda il Finish Links sono stati utilizzati tre crono, uno per importare nel programma usato dai cronometristi i dati delle anagrafiche e delle composizioni delle singole batterie che venivano create giornalmente dall'organizzazione, uno per registrare tutti gli arrivi ed il terzo per elaborare ogni arrivo creando le classifiche che venivano stampate o estratte su file e fornite sia agli addetti alla trasmissione con le TV che alla giuria e dal sistema di elaborazione dati degli organizzatori, che provvedeva ad immetterli immediatamente sul proprio sito internet, e per stampare le foto da fornire alla giuria per gli arrivi più contesi. Una vittoria è stata decisa da una differenza di 7 decimillesimi. Bella arriva! 5-6! 4-3-2-1-7-8! Insieme al gruppo di Ravenna erano presenti anche due crono di Pesaro che curavano la grafica TV per effettuare le sovrimpressioni utilizzate sia dalla RAI, che ha trasmesso l'avvenimento sui canali di RAI Sport, sia dal circuito di live streaming che ha permesso di vedere le spettacolari gare in diretta in tutto il mondo. Tutto questo schieramento di forze si è reso necessario poiché le gare iniziavano quotidianamente alle ore 8, per concludersi non prima delle ore 18.30, con una media giornaliera di 78 gare, svoltesi in continuazione, senza alcuna interruzione, neppure per un pasto. Alla fine il risultato, a detta degli organizzatori e della giuria internazionale, è stato eccellente e molti sono stati i complimenti fatti ai cronometri.